Curifa, ancora in maratona, 42 anni, non smette mai di correre. Perché ancora la maratona di Roma? A Roma perché è affascinante, è sicuramente anche la più importante in Italia, un contesto internazionale, e mi piace sempre il confronto comunque anche a livelli alti. Ho preparato per bene questa maratona, sono riuscito ad andare per 20 giorni in quota in Marocco, in località Ifrane, a 1750 metri in quota. Mi sono preparato abbastanza bene e spero di dare il massimo, magari di ripetere, di migliorare. Quanto pensi di fare domenica in questa maratona? Ma è difficile da dire perché dipende da tante incognite che si trovano durante il percorso, la prima, la condotta di gara. Io so che sono in condizioni buone e spero di avere atleti con cui lottare nella prima parte e poi nella seconda cercare una bella rimonta andando a riprendere tutti quegli atleti che hanno esagerato nella prima parte. Sicuramente competere per i primi posti è difficile per me perché ci sono atleti molto quotati, però darò il meglio di me stesso sicuramente. Che passaggio pensi di fare alla mezza maratona? Qual è la tua tabella di marcia? Quale sarà? Ma spero di passare intorno all'ora 5.30, all'ora 5.40, sperando di consumare poco nella prima parte per poter dare il massimo. Detto che di te saranno 16.000. Gli diamo due o tre consigli a questi 16.000, tanti di loro correranno la prima maratona. Cosa gli vuoi dire, oltre a un saluto, magari un consiglio da un top runner a chi affronta per la prima volta i 42 km? Beh, se è la prima volta, godetevi lo spettacolo perché Roma è fantastica e si entra, si tocca i punti più belli della città. Non esagerate nella prima parte, cercate di essere costanti in modo che vi possa permettere anche di guardare in giro e godere una giornata di sport, una giornata a Roma. Allora, in bocca al lupo amici di Curifa. Crepi. Speriamo di raccontare domenica pomeriggio un grande risultato. Grazie.